Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo. Oggi parliamo di previsioni del tempo. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo e questa settimana ho deciso di parlarvi di un software per desktop, per tablet, per smartphone, Android, iOS, insomma un programma veramente fantastico per le previsioni del tempo. Sto parlando di Windy, un software nato nel 2014 in Repubblica Ceca da un kiter, pilota di aerei, di elicotteri, insomma un appassionato che ha deciso di mettere su un team di sviluppatori per realizzare un sito di previsioni del tempo. Sono tantissimi i siti oggi che mettono a disposizione previsioni del tempo, però questo sicuramente una volta installato e una volta che imparerete a usarlo al meglio sarà veramente formidabile. Vi ricordo che sono previsioni e quindi non avrete mai la certezza di quello che dicono, però la prima cosa che dobbiamo fare è andare sul sito www.windy.com. Ed ecco che apriamo la nostra stazione meteo. Non fatevi ingannare dall'apparenza, può sembrare molto complesso, tantissimi dati davanti ai vostri occhi, state tranquilli perché andremo a vedere uno ad uno quali sono e come muoversi al meglio. Come potete vedere, vediamo subito una mappa. Per spostarci basta tenere premuto il tasto sinistro del mouse e possiamo spostarci in qualsiasi parte del mondo, mentre con la rotellina del mouse possiamo andare a zoomare, avvicinarci o allontanarci da un punto prescelto. E stessa cosa potete fare con i pulsanti che trovate qui in alto a destra, più e meno nello zoom. La cosa bella di Windy è che noi, cliccando in un punto qualsiasi della mappa, io cliccherò davanti a Rimini visto che è la mia città, vedete quella che è la previsione in questo momento del vento. Un vento che soffia da est a una velocità di circa 7 nodi. Lo potete vedere anche dal colore che c'è nella mappa e la scala che viene rappresentata in basso a destra. Partiamo però da quello che è il menu di Windy. In alto a sinistra, cliccando, si apre il menu di Windy. La prima voce è Windy Premium, qui andremo ad attivare, se vogliamo, la versione premium di questo programma, perché oggi utilizzeremo la versione gratuita, che è veramente completa, però con la versione premium avremo delle previsioni ancora più dettagliate. La seconda voce del menu è notizie meteorologiche. Cliccando troveremo tutte le notizie che vengono condivise dagli utenti della community di Windy. Chiudiamo, torniamo nel menu. Terza voce, tracciatore uragani. Lo dice già il nome, ci farà vedere nel mondo quali sono gli uragani e dove sono localizzati. Trova la mia posizione, quindi ci farà vedere il meteo e le previsioni del tempo nella posizione in cui mi trovo. La distanza e pianificazione. Molto utile in barca perché noi possiamo, cliccandola, andare a selezionare sulla mappa un percorso, cliccando nei due punti, e lui ci farà vedere in automatico, selezioniamo boat, possiamo decidere anche la velocità, facciamo ad esempio 5 nodi nella nostra barca, e ci farà vedere qual è la velocità del vento, la temperatura, le previsioni del tempo, man mano che ci spostiamo col cursore dal punto 1 al punto 2. Torniamo nel menu, possiamo incorporare il widget in una pagina, quindi possiamo decidere di spostarci nella mappa, copiare il nostro codice e andarlo a mettere magari in un sito che abbiamo, un nostro sito privato. Chiudiamo. Possiamo caricare dei tracciati GPS, KML, GPX e sovrapporli alla mappa di Windy. Possiamo creare un video o una GIF animata delle previsioni, quindi andremo qui a decidere che tipo di video vogliamo realizzare, quale area è interessata e potremo registrare un piccolo e breve video di quelle che sono le previsioni in tempo reale. Possiamo installare anche dei plugin, ce ne sono tantissimi per Windy. Come vedete, di tutti i tipi, mostrare il giorno e la notte sulla mappa, visto che Windy non è un'applicazione esclusivamente nautica, ma viene utilizzata anche per il parapendio, per volare, ci sono tutti i vari plugin dedicati al volo, al parapendio e tanto altro. Vi potete veramente sbizzarrire a scegliere quello più adatto a voi. Tornando nel nostro menu, abbiamo preferiti, che è una parte dove noi possiamo andare ad aggiungere i punti preferiti della nostra mappa, e impostazioni, dove possiamo decidere le unità di misura che andremo a visualizzare nella mappa di Windy. Torniamo alla nostra mappa.
Come vi ho detto, io mi sono posizionato in questo momento davanti a Rimini. Vedete che ci sono queste piccole lineette che rappresentano il vento, rappresentano la direzione e l'intensità del vento. Torniamo a cliccare in un punto, come vi ho detto prima, vento che proviene da est, a una velocità di circa 7 nodi. Se andiamo a cliccare nella freccia accanto alla velocità, ci farà le previsioni in questo punto della mappa. Guardate che non mi sono dimenticato, se vi sta piacendo questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale Radio di Bordo, cliccando qua. Previsioni, come vedete, triorarie, mentre nella versione a pagamento avremo delle previsioni orarie. Potremo quindi vedere la temperatura, le previsioni del tempo, i millimetri di pioggia, la velocità del vento, le raffiche del vento, la direzione del vento e tante altre impostazioni. Chiudiamo. Ci spostiamo ora nella parte destra del monitor. Come vi ho già detto, la parte più o meno ci serve per ingrandire o diminuire la mappa, cioè allontanarci o avvicinarci dal punto che abbiamo scelto. Come avete visto prima, avvicinandoci più di un certo punto, vediamo la classica mappa che siamo abituati a visualizzare su Google Maps. Allontaniamoci dalla mappa, clicchiamo sempre nel nostro punto e possiamo decidere quali livelli andare a sovrapporre alla mappa. In questo caso, radar meteo che ci farà vedere, adesso mi allontano per farvelo vedere meglio, qual è la situazione meteo sulla nostra mappa, la visualizzazione da satellite, quindi potremo vedere. È un po' lento a caricare, però eccoci qua. Il vento, che era la prima cosa che abbiamo visto una volta che abbiamo aperto Windy. Le raffiche di vento, quindi ci segnala che nella nostra posizione che avevamo indicato prima ci potrebbero essere raffiche intorno ai 14 nodi. La pioggia e i fulmini, quindi accumulo di pioggia. Come vedete, ogni volta che clicchiamo su una nuova voce cambia anche l'unità di misura in basso, quindi noi torniamo a cliccare sempre nel nostro punto e ci dice accumulo di pioggia 12,9 mm, previsioni per i prossimi 3 giorni, quindi potrebbe piovere nei prossimi 3 giorni. Uguale con la neve fresca, le tempeste, la temperatura, quindi in questo momento troviamo una temperatura di 14 gradi, come avete visto cambia anche qui l'unità di misura e il colore della mappa. Mi allontano per farvi vedere, vedete in questa parte azzurra in Austria le temperature sono basse, infatti se mi sposto cliccando qui, meno 2 gradi e corrisponde alla scala colorata che troviamo in basso. Noi torniamo sempre circa davanti a Rimini per farvi vedere. Stessa cosa per l'umidità, 66% di umidità, le nuvole, nuvole basse, base nuvolosa, visibilità, in questo momento 27,8 km. Le onde, anche qui possiamo vedere il moto ondoso, onde provenienti da est, alte 0,4 metri con un periodo di 3 secondi. La temperatura marina, la qualità dell'aria, quindi biossido di carbonio, PM2.5, aerosol, eccetera. E cliccando su più livelli avete un'infinità di opzioni da poter attivare o disattivare per poterle vedere sulla mappa di Windy. Stessa cosa nella parte in basso a destra. Noi torniamo su vento. Come potete vedere le particelle che si muovono sono animate, possiamo escludere l'animazione delle particelle, possiamo visualizzare anche la pressione e qui sotto possiamo andare a recuperare i nostri preferiti, come abbiamo detto in precedenza. Possiamo vedere il tempo previsto, il vento segnalato dalle varie stazioni meteo, come vedete qui ci sono varie stazioni meteo e appoggiando il mouse sopra vedete qual è la base e quando è stato l'ultimo aggiornamento. Uguale per le temperature, come vedete ad esempio 18 gradi, questa è la stazione che ha rilevato 15 minuti fa la temperatura. Anche qui possiamo visualizzare gli aeroporti, possiamo visualizzare le webcam. Come vedete appaiono tutte le webcam nella zona, io ne posso cliccare una a caso, mi apre una finestra in cui visualizzo le ultime 24 ore registrate dalla webcam. Andando avanti, ad esempio qui c'è il punto parapendio, non penso che navigando ci serva, però cliccando su più livelli anche in questo caso potrete vedere tantissime opzioni da attivare o disattivare
per poter vedere più o meno livelli sulla nostra mappa. Ci spostiamo più in basso e come vedete troviamo ECMWF, GFS, Icon EU e altri, AROM, NEMS, Icon. Cosa sono questi? Sono i vari modelli di previsione. Io non sono un esperto, sono modelli molto complessi, quindi tornando ad esempio davanti a Rimini, cliccando col mouse nella nostra posizione, poi sulla freccetta accanto possiamo avere le previsioni per questa località. Come vedete anche qui possiamo scegliere quale modello di previsione utilizzare, ma abbiamo anche questo tasto confronta che ci darà tutte le previsioni con i vari modelli di previsione differenti. Anche qui possiamo guardarli tutti perché come vedete si differenziano uno dall'altro e quindi possiamo farci un'idea migliore di quelle che saranno le previsioni del tempo. Come vi ho già detto all'inizio, questa versione è una versione gratuita e non occorre neanche registrarsi per poterla utilizzare. Chiaramente accedendo e registrandosi è veramente semplice, basta inserire indirizzo email, nome e password. Avremo una versione gratuita come quella che vi ho fatto vedere, ma avrete anche la possibilità di andare a modificare alcuni parametri dell'applicazione, del software e poter salvare magari quelli che sono i punti preferiti. Mentre cliccando su Windy Premium, alla cifra di 19 euro all'anno potremmo avere alcune funzioni più avanzate, come ad esempio le previsioni a un'ora invece che a 3 ore, potremmo avere dei dati aggiornati 4 volte invece che 2, avremo una consegna più rapida dei dati, potremo utilizzarlo per uno scopo commerciale, avremo oltre alla proiezione del mercatore anche la visualizzazione globo 3D, troppe Z in sta parola, e avremo anche un supporto e anche la possibilità di non avere nessun cookie tracciante all'interno del software o nessuna pubblicità. Come ho detto all'inizio del video, non spaventatevi, è un'applicazione, un software con tantissime funzioni, basta utilizzarlo tante volte e vi verrà veramente facile muovervi all'interno di Windy. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se lo è stato cliccate mi piace a questo video e ricordatevi di iscrivervi al canale Radio di Bordo. Noi ci troviamo la prossima settimana, ciao! We'll be right back.